Iniziamo, chiamo il signor Sindaco di Saronno per un saluto iniziale, come era previsto dal palinsesto, che sarà modificato però, come vi dirò fra un attimo. Intanto saluto e ringrazio tutti Salve. quelli che sono intervenuti, voi Ciao. intendo, oltre naturalmente i nostri ospiti, che sono stati così generosi, così gentili di venire anche da lontano. E voi che, insomma, in una giornata pessima come quella di oggi, è anche vero che è una giornata che non consente di andare a fare il weekend sui laghi, però è anche una giornata che invoglia poco ad uscire, quindi siamo molto contenti di avere un pubblico così numeroso che ci ripaga delle fatiche non da poco, devo dire, che abbiamo dovuto sostenere per organizzare questa giornata, però la soddisfazione è grande a questo punto. Dunque, vi dicevo che questa tavola rotonda, questo incontro, lo organizziamo per ricordare delle grandi figure di preti e di uomini, perché si tratta di grandi uomini prima di tutto, e lo facciamo in un momento che viene a coincidere, tra l'altro, col cinquantenario dell'inizio del Concilio Ecumenico Vaticano II. In questi mesi sicuramente ne avete sentito parlare, si dibatte, si discute su cosa è rimasto del Concilio, e uno degli scopi di questo incontro è anche questo, diciamo il secondo o comunque lo scopo che accompagna lo scopo principale, che è quello di riproporre queste grandi figure della Chiesa e della società italiana del secondo Novecento. Per Mazzolari bisognerebbe dire anche del primo Novecento, insomma il periodo fra le due guerre, ci sembra particolarmente importante in un momento di, sì, si dice sempre che si è in crisi, però questo è veramente un momento di crisi per la nostra società, per la politica, anche per la Chiesa, perché i fermenti e le contraddizioni che ci sono all'interno della Chiesa, anche oggi, lo testimonia il dibattito appunto che c'è attorno a questo cinquantenario del Concilio Ecumenico, sono tali da imporci, direi, una riflessione al riguardo. Vi presento subito i nostri ospiti, che sono Don Pierluigi Di Piazza, che viene da, beh, che è presidente fondatore del Centro Balducci, da non confondere con la Fondazione Balducci di Firenze, il Centro Balducci di Giugliano, di Udine, che è una realtà che esiste dal 92, se non sbaglio. Comunque poi potrà spiegare lui. È una comunità che da un lato svolge un'opera di accoglienza nei confronti di immigrati rifugiati fondamentalmente, e nello stesso tempo svolge un'opera intensa di promozione culturale, di confronto ecumenico, potremmo dire mondialista, nell'ottica, ispirandosi appunto ai principi di padre Ernesto Balducci, a cui non a caso appunto è intitolato questo centro. Appena stato svolto un importante convegno internazionale che si fa ogni anno, ovvero in Settembre. autunno a settembre a Giugliano, a cui hanno partecipato appunto oltre che personalità del mondo della Chiesa o intellettuali, anche esponenti di realtà, di movimenti, no? Quello che una volta si chiamava Terzo Mondo, verso il quale appunto questo centro svolge un'intensa opera di contatti e di promozione. Qui c'è Padre Francesco alla mia sinistra, Padre Francesco Geremia, che viene invece da Sottolmonte, più precisamente da Sant'Egidio in Fontanella, che è la località dove Padre Turoldo visse gli ultimi 26 anni, no? 30 anni, sì. 30 più o meno, della sua vita, comunità che lui fondò, e Padre Geremia, che è pure dei Serviti, se dico fesserie, dei Servi di Maria, è il suo successore. Quindi abbiamo dei testimoni, insomma, importanti, che ci possono parlare di cose che non hanno letto sui libri, appunto, ma che derivano da esperienze, da contatti diretti. Poi abbiamo Agostino Burberi, abbiamo due preti e due laici, due religiosi e due laici, Ben per fare separati. metà e metà. Come? Mi sento laico No, anch'io. sì, dico laico nel senso proprio, come dire, tecnico della parola, non nel senso filosofico, Si scherzava, spirituale. Certo, la cosa bella è che qui abbiamo tutte personalità laiche, alcune religiose, ma laiche, e altre che non sono religiose, sono laiche in tutti e due i sensi della parola. Comunque, Agostino Burberi, che è anche questo è uno scoop, insomma, se ci consentite, ci è capitato di conoscerlo,
era così vicino a Saronno, non lo sapevamo, è uno dei primi sei ragazzi che a Barbiana si sono incontrati con Don Milani e hanno fatto quella strada straordinaria, quel percorso straordinario insieme a lui. E se leggete le sue lettere, eccetera, vi capiterà di imbattervi anche in lui, insomma, che viene citato, nominato, eccetera. Beh, prese. Viene da Legnano, Busto, adesso non sono sicuro, a Busto lavora, a Legnano abita, giusto? E ci porterà la sua testimonianza diretta di quello che è stata questa figura straordinaria. Infine abbiamo il professor Anselmo Palini che fa parte della Fondazione Mazzolari di Bozzolo. Bozzolo è il paese, non l'unico paese dove Don Primo esercitò la sua missione pastorale, ma quello in cui rimase più a lungo, no? In cui finì la sua vita. Non è il caso di dire carriera, perché proprio non è stata una carriera nel senso che intendiamo noi di solito. È accompagnato tra l'altro da Giancarlo Ghidorsi, che è il segretario della stessa fondazione. La fondazione Mazzolari svolge da decenni un'opera molto intensa di raccolta dell'enorme mole di materiale documentario, di scritti, di discorsi che Don Primo tenne nella sua lunga esperienza pastorale, appunto. E l'archivio di questa fondazione è un patrimonio molto prezioso per chi vuole ripercorrere la storia della Chiesa e anche della società italiana di quell'area, perlomeno in quel periodo storico, cioè tra le due guerre e l'inizio del secondo dopoguerra, fino a metà degli anni 50. Il professor Anselmo Palini, appunto, fa parte della redazione della rivista di questa fondazione che si chiama Impegno. Vabbè, non voglio farla lunga perché avrei voluto introdurre per dire un po' qual è il senso di questo nostro incontro, e lo dico brevemente. Noi da anni, noi intendo dire l'isola che non c'è, ma non solo noi, anche altre realtà saronnesi, abbiamo sempre cercato di promuovere e di far conoscere le realtà di punta, diciamo, si può dire così, della Chiesa nazionale italiana. Abbiamo invitato anche in passato dei preti, come chiamarli, di frontiera, preti scomodi, dei profeti, cioè ci sono tanti termini che si usano per designarli, scegliete un po' voi. Comunque, in passato noi o altri abbiamo potuto incontrarci qua con figure come Don Gino Rigoldi, beh, Don Virginio Colmegna, che è un nostro cittadino, concittadino, Don Franco Barbero, se ricordate, recentemente Don Gallo, questa sala era stracolma, cioè non ci stava nessuno più. Anche Don Ciotti, mi ricordo Padre Zanotelli, insomma, abbiamo una certa familiarità di frequentazione con queste personalità così stimolanti e a volte anche spiazzanti, no? Scioccanti, positivamente scioccanti. E quindi c'è una continuità fra l'impegno del passato e questo. Noi siamo un'associazione laica, però crediamo, come diceva Papa Giovanni, che tutti gli uomini di buona volontà debbano incontrarsi per cercare di mettere mano, insomma, a questa realtà, a questa nostra realtà che è così percorsa da contraddizioni sempre più forti, sempre più pesanti. E quindi bisogna proprio acquisire questa mentalità laica che ci permetta di lavorare insieme al di là delle barriere ideologiche che veramente sarebbe il momento di abbattere in via definitiva. Ecco, queste figure di preti sono stati sicuramente degli anticipatori, dei profeti, no? Nel senso proprio biblico della parola. Mi ricordo che Padre Turoldo diceva che il profeta non è quello che prevede il futuro, quello lì è il veggente, non lo so, è il cartomante, ma il profeta è quello che denuncia il presente, vero? Dico giusto? Cioè che si confronta con la realtà e la investe con la sua iniziativa, la sua testimonianza e anche la sua polemica. E questi sono preti che hanno avuto tutti un rapporto problematico sia con la realtà in cui si trovavano ad operare, sia anche con l'istituzione di cui facevano parte, la Chiesa, l'istituzione ecclesiastica. Hanno dovuto soffrire per la Chiesa e sono però, e questo è un tratto che li accomuna, rimasti sempre assolutamente fedeli, obbedienti a questa Chiesa. Certo, per loro la Chiesa è la comunità vivente dei cristiani che si muove, che lotta, eccetera. Non è tanto la gerarchia in sé. E in nome di questa Chiesa, corpo mistico, sono rimasti dentro sempre fino in fondo, pur avendo dovuto attraversare vicende che sono state a volte anche ai limiti, io mi permetto di dire, della persecuzione o sicuramente dell'emarginazione. Questo
Comunque sentiremo cosa ci diranno loro. Sono tante le domande che questi personaggi ci sollecitano, domande per esempio sul rapporto tra la fede e l'impegno sociale e anche politico, perché la politica ha contato moltissimo, sia pure in maniera diversa per tutti loro. Il rapporto fra il misticismo, io credo che si possa dire proprio che queste quattro figure erano figure profondamente mistiche nel loro rapporto appunto con Dio, e allo stesso tempo persone che sapevano tradurre questo misticismo in un impegno appunto nella realtà, un impegno costante e profondamente incarnato nella realtà, insomma. Ecco, sarebbero altre cose da dire, però basta perché davvero il tempo passa. Noi prevediamo, cioè questa giornata è abbastanza lunga e spero che resistiate fino alla fine, speriamo di proporre, e sono sicuro che sarà così perché i nostri ospiti possono garantirci in questo senso, di proporvi un pomeriggio stimolante. L'organizzazione è questa, contrariamente a quello che avevamo diffuso, cambieremo un po' la successione degli interventi in funzione delle esigenze anche di ritorno a casa di alcuni dei nostri ospiti. Quindi presenteremo prima Don Milani e Don Mazzolari, ho detto, no, e Padre Balducci, e dopo il coffee break che sarà là in alto. All'intervallo ci saranno gli altri due, cioè Mazzolari e Turoldo. Dunque, beh, per chi non l'avesse ancora inteso, Don Pierluigi parlerà di Padre Balducci, Padre Francesco Geremia di Turoldo, Burberi, Agostino Burberi di Don Milani e Professor Palini di Mazzolari. Qui c'è un'ampia scelta di libri, ultima cosa che dico, di ciascuno dei quattro, abbiamo cercato di appunto metterne a disposizione il più possibile, potrete acquistarli sia nell'intervallo che alla fine, per il resto credo basta. Adesso do la parola finalmente al nostro sindaco che beh, questa iniziativa avete visto è stata organizzata da noi, però con la collaborazione fattiva dell'amministrazione comunale. E delle ACLI che ci hanno dato un contributo notevole e anche collaborazione del Sandalo che ha in particolare curato il break, diciamo così. Dopo le parole di Giuseppe Uboldi, dopo la predica, potrei dire anche solamente grazie agli organizzatori, quindi all'Isola che non c'è, alle ACLI, al Sandalo, grazie ai relatori e soprattutto grazie a tutti voi che avete deciso di essere qui questo pomeriggio. Lancio una provocazione. Penso che stando qui questo pomeriggio ad ascoltare non tanto le parole loro, ma la vita che racconteranno di chi è stato alle loro spalle, quindi questi testimoni di fede che sono poi stati testimoni dell'uomo, testimoni appassionati della verità, della giustizia dalla parte degli ultimi, credo che tutti noi usciremo da quella porta necessariamente un po' diversi da come siamo entrati. E se vogliamo continuare a stare seduti ai nostri posti, dobbiamo lasciare che ci si metta in discussione, perché altrimenti il convegno non sarà servito a nulla. È una sfida che io lancio e un invito. Lasciamoci permeare da quello che ci diranno, da come ce lo racconteranno, perché le persone che qui oggi verranno raccontate, Don Milani, Padre Turoldo, Balducci e Don Mazzolari, che abbiamo in qualche modo imparato a conoscere, sono state persone per certi versi rivoluzionari, sono state persone che hanno parlato agli uomini, a tutti gli uomini, credenti e non credenti, e sono state persone che non solo hanno raccontato il Vangelo, lo hanno vissuto dall'inizio alla fine. Per questo sono stati i cosiddetti preti, padri della Chiesa, scomodi. Sono stati loro stessi messi in discussione anche dagli alti vertici della Chiesa. Allora, io non aggiungo altro perché non siete qui per ascoltare il sindaco e vi do il benvenuto a nome mio personale dell'amministrazione comunale. Abbiamo con noi anche l'assessore alle culture con la E finale, non è un errore, alle culture Cecilia Cratera. Vi diamo quindi il benvenuto, un buon pomeriggio. Non penso che questo convegno si debba chiamare tale, è davvero e neanche una lezione. Si sarebbe potuto tenere in una scuola, in una fabbrica, in una comunità di giovani disagiati,
o in un campo sportivo, ovunque, perché il Vangelo è trasversale, parla a tutti gli uomini in ogni dove, in ogni momento della nostra vita. E dietro le parole che ci diranno c'è tanta passione, come penso oggi loro stessi ci comunicheranno. E quindi grazie davvero di cuore per essere qui, per aver sfidato il maltempo. L'uragano Sandy sembra che possa passare anche dalle nostre parti, oltre che dagli Stati Uniti e dal Canada. Leggevo oggi che quello che sta arrivando soprattutto sì, in Liguria per certi versi assomiglierà, speriamo di no, anche perché lì ci sono già stati troppi danni e troppe persone hanno già sofferto. Buon pomeriggio a tutti, ancora grazie. Non per riperversare, ma mi sono dimenticato di ricordare, siccome ci onora questa presenza, l'apprezzo particolare, è presente anche il nostro nuovo prevosto, Monsignor Cattaneo, che ha voluto partecipare, siccome non è molto frequente avere la presenza di queste autorità ecclesiali, iniziative come la nostra, eccetera, è particolarmente gradita e apprezzata, e lo ringrazio e lo ringraziamo di questo. Ecco, iniziamo con una proiezione, che ci saranno alcune brevi proiezioni. Questa è su Don Milani, anche perché riteniamo che sia giusto dare un'idea per chi non li conoscesse bene, non conoscesse bene queste personalità, di chi erano, e quindi anche dal punto di vista un po' didattico, diciamo così, qualche filmato breve potrebbe essere utile.